Pietas. 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 In hoc sale principium est vite, et orationis me. Audite! La forma geometrica dell'universo rispecchia lo schema della vita. Vi si è insegnato che essi non sono diversi. Vi si è anche insegnato che l'universo è delimitato da 5 lati e che la vita non ha che 5 stadi. Primum, la sofferenza del nascere. Secundum, il travaglio del maturare. Tertium, la colpa del vivere. Quartum, il terrore di invecchiare. Quintum, l'irreparabilità della morte. Rivelazione incompleta, poiché 5 lati richiedono un sesto spazio, un centro. Ed è a quello solo che dovete guardare. Che cos'è il sesto spazio? È l'oscurità. È il vuoto. Il nulla. In altre epoche, egualmente ignoranti, si diceva che il fuoco eterno avrebbe seguito la morte. Ma io vi dico... Audite, fili! Verba qua vobis dico, non ex me veniunt, sed ego ex illis venio. Io vi dico che non v'è alcun fuoco. Io vi dico che il fuoco non è castigo sufficiente. No. Oh, no, figli miei. L'oscurità, il buio di cui vi parlo, è il totale orrore della pazzia, è la consapevolezza del nulla. Quindi... Le vostre miserabili esistenze di fatto sono supremamente allegre. È la vostra ricompensa. Dovete avere cara la vostra vita atroce, poiché essa è una pausa, un'interruzione del vuoto che la precede e del vuoto che la segue. Non combattete, non lottate, accettate. E quando pensate al numero 5, ricordatevi... che è 6. Se cercate una risposta, guardate molto oltre i fatti considerati e aggiungetene uno in più, l'imponderabile. Perché soltanto quando voi considerate l'imponderabile avete una carta, una speranza di risolvere il dilemma.